Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Nuova serata della corrida con Max Latino. Tra poco sul palcoscenico dell'Ibarica Fest salieranno le Ibarine, le giurate di questa sera, che dovranno giudicare appunto le coppie di ballerini che saliranno sul palcoscenico per sfidarsi e per cercare di arrivare in finale. E quindi tra pochissimi minuti con Max Latino parte la corrida. Allora, concorrenti, venite avanti. Giuria, passiamo a presentare un attimo la giuria. Una per volta passano di qua. Federica. Mara. Lucrezia. Giovanna. Ok. Questa sera abbiamo avuto la giuria speciale delle Ibarine. Concorrenti, prima coppia. Francesco. Stefania. Ibarine, un applauso per loro. Grazie, potete accomodarvi. Seconda coppia. Fabio. Mi chiamo Valeria. Fabio, Valeria, Ibarine! Va bene, basta. Va bene, perfetto, grazie. Potete accomodarvi. Terza coppia! Massimo! Grazie! Ibarine, votazione. Aspetta, buona. Bene, bene. Grazie signori, grazie. Quarta coppia. Pino. Rosa. Pino e Rosa. Applauso. Bueno, sì, siamo tutti? Abbiamo finito? Io chiamerei questa sera direttamente la regia di Occhio Pavese qua con me. Chi ha vinto secondo te? Si nascondono, però si nascondono. La coppia che non voleva vincere, secondo me. Ibarine! I vincitori sono... I vincitori di questa settimana sono la coppia Fabio e Valeria! Un bel applauso per loro. Sul palco, prendere il vostro meritatissimo applauso. Decretato dalla speciale giuria di questa notte. Settimana prossima avremo la finale con i vincitori delle prime tre puntate, dove abbiamo fatto appunto come oggi la selezione. Il
premio verrà offerto da Terme di Rimalzano, che è un percorso spa. Quindi l'appuntamento è giovedì prossimo ai Bari Caffè con la corrida e Max Latino. Yes. Buona serata a tutti. Ed eccoli qua, ci hanno raggiunto i vincitori di questa serata della corrida. Complimenti. Grazie mille. Ci siete stati due volte e alla fine ce l'abbiamo fatta. Finalmente ce l'avete fatta, esatto. Sì. Era la serata giusta. Cosa vi ha resi i vincitori secondo voi? La simpatia. Eh sì, normalmente. Tori è noto per la sua simpatia. Anche la bravura però. Sì, 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 siamo bravissimi. Sì, 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 sì. Qual è il... Ovviamente io più di lui. Certo, no, volevo dirlo io, però non mi sono permesso. Assolutamente, assolutamente. Sto scherzando, è il mio ballerino, guarda. Quale ballo vi è riuscito meglio e quale peggio? Ma secondo me la salsa è riuscita bene. Sì, esatto, anche Zomba. Zomba, lui è un po' ancora acerbo. Preparatevi per la finale. Ovviamente. Sì, ovviamente per forza. Ti farò studiare la pizzo. Mi raccomando, Ancora un po'. Fuori dalle bare vi trovate in giro e fate delle prove, mi raccomando. Sì. E mi degna della sua presenza qualche pomeriggio, sì, volevo. Devi degnarla della presenza. Assolutamente sì, non ci mancherebbe. Perché no, voglio dire. Volevo vedere anch'io. Sono troppo impegnato. Troppo impegnato, ma si disimpegnerà per questa finale, mi raccomando. Preparati e pronti. Siamo con due delle giurate che questa sera hanno decretato la vittoria della coppia che abbiamo appena visto. Com'è andata la selezione? Oh sì, abbastanza bene. Vi siete divertite? Combattuta, direi. Combattuta, perché effettivamente erano tutti parecchio bravi, no? Tranne una coppia. Qual è stato il momento più difficile, insomma, per capire qual era il vincitore, qual era il più bravo? Perché in realtà sì, cioè erano bravi in tutti e tre i balli, però ce n'era uno che era appena appena più bravo dell'altro e quindi ho deciso tutto io. è vero, però confermo, erano tutti particolarmente bravi in tutti i balli. Lei è la mente del gruppo. Sono i miei piccoli bracci. Vogliamo salutare tutte le persone che ci stanno guardando? Va bene, salutiamo tutti e ci vediamo il prossimo anno per fare una di quelle comparsate ad effetto proprio tipo questa. Esatto, per fare la giuria. E nel frattempo giovedì prossimo la finale della corrida con Max Latino.